Hola raga, mercoledì è giornata di novità ed è pure un meno 7 all'inizio del Legends Festival. Quindi vediamoci tutte le news di giornata e facciamo un po' di chiarezza su quello che sta succedendo su Legends, perché c'è stato un attimino di scompiglio raga sulla programmazione degli aggiornamenti. Prima di cominciare vi chiedo come al solito gentilmente un like per il supporto, sulla fiducia, per chi fosse nuovo del canale, per chi ancora non fosse iscritto, contenuti nuovi su DB Legends tutti i giorni e inoltre per chi non lo sapesse ho anche un secondo canale relativo sia a Pokémon Unite ma ora anche ad Halo Infinite, quindi se vi interessa uno di questi due giochi cercate qua nelle schede, andate pure di là, iscrivetevi, attivate la campanella. E detto ciò raga, vamonos con tutte le news del giorno, via. Ok raga, partiamo dallo scompiglio. News di ieri sostanzialmente non ve ne ho parlato perché saperlo meno, diciamo, era inutile visto che ormai era così. Sostanzialmente loro si erano programmati di rilasciare la versione 3.9.0 del gioco quest'oggi, ma in realtà non hanno fatto in tempo, non hanno tenuto conto delle approvazioni dei vari store e di conseguenza non hanno potuto rilasciarla oggi. Per un qualche motivo la nuova season del PvP dovrà sfruttare proprio questi aggiornamenti. Non so assolutamente di cosa stiamo parlando, se sia già il boost character oppure lo slot leader, mi viene in mente solo questo per la motivazione che ci stanno dando. E praticamente quindi la season del PvP non è finita oggi ma finirà questa notte, perché invece questa è una news del giorno. Domani dalle 2 di notte, o meglio appunto da stanotte dalle 2 di notte fino alle 11 di mattina di domattina appunto, quindi in manutenzione super lunga, il gioco non sarà accessibile e sarà tutto praticamente in manutenzione per aggiornarsi effettivamente alla versione 3.9.0. Fortunatamente non ci lasciano con le mani in mano, anche perché chi stava vicino alla top 10.000 dovrà tryhardare un altro giorno per potersi aggiudicare le 1.000 Chrono Crystal, ma ci daranno in compenso 500 Chrono Crystal a patto raga che abbiate fatto almeno un match nella season corrente di questo PvP. Eventualmente se non l'avete ancora fatto, fatelo oggi raga e avrete 500 Chrono Crystal in regalo domani. Anzi scherzavo, non domani ma dal 20 novembre, che sennò domani venite a chiedermi Majin ma le 500 Chrono Crystal dal 20 novembre. E altra robetta, probabilmente in arrivo domani, ce lo si aspettava per oggi un nuovo Zenkai, in realtà l'abbiamo avuto, è Beerus Zenkai Extreme, dopo ce lo guardiamo, ma sta per arrivare anche Vegeta Super Saiyan del GT Zenkai Awakening. Ci dicono che sbloccando tutte le sue unique gli daremo buff per Tag, Son Family, Saiyan, GT e Super Saiyan 4 quando lo metteremo in standby, quindi switchandolo. La sua sinergia con Goku Super Saiyan 4 è pazza, ed essendo giallo raga è scontato che la sua sinergia sia con quello, pur non con quello giallo ma riuscito. In ogni caso raga, Zenka è interessante, mi spiace magari un po' per Majub, vedremo chi sarà meglio dei due, e per Nova raga ormai non mi esprimo nemmeno più, i due draghi purtroppo sono stati maltrattati dalla Bandai stessa. Chiaramente sarà sempre free to play, sempre sbloccabile tramite Gauntlet Battle e tramite le varie missioni. Ora torniamo alle news in game. Per accompagnare lo Zenkai di questo Vegeta del GT, in anticipo ci hanno rilasciato un equipaggiamento acquistabile dall'exchange shop delle Zenkai Rush, ed è esattamente questo che va a darci un triplo Blast Attack più un po' di Key Recovery per tutti i Vegeta Clan sostanzialmente. Non male raga come equip, specialmente per quelli blaster, a quelli che si basano sulle strike, lo terrete ben distante. Nuove coop per continuare a fare il Limit Break Omega Shenron Ultra, stavolta saremo contro Gogeta Super Saiyan 4 e i vari personaggi buffati sono principalmente questi che vedete qua davanti, loro due i primi specialmente. E per concludere, revamp dell'evento di Beerus Extreme con annesso il suo Zenkai Awakening che ci vedremo tra un attimo. Inoltre nuovo equipaggiamento equipaggiabile principalmente per Beerus Extreme, dato che è
equipaggiabile agli Extreme God Key, che ci darà con lo slot 1 Base Strike Defense o Base Blast Defense fino al 15%, con lo slot 2 stessa identica cosa, e con lo slot 3 o Base Strike Attack o Base Blast Attack dal 10 al 30%. Quindi buon buff difensivo e buon buff anche offensivo. Per Beerus, chiaramente, se lo state farmando per lui, andate di Blast Attack. Ma ora vediamoci Beerus, effettivamente il suo Zenkai come sta messo. Io per il momento l'ho fatto a Zenkai 6, Soul Boost al 1300%, ma ce lo vedremo chiaramente direttamente portato a Zenkai 7. Quindi, statisticamente abbiamo 1.452.000 di power level generale, 2.480.000 di HP, 244.000 di strike attack e 264.000 di blast attack, 163.000 e 161.000 per le difese, 4.008 di critical e 2.256 di key restore speed. Ability, main ability, ci mettiamo un più 35% di danno inflitto per 20 count, infliggiamo a tutti gli avversari un più 25% di danno ricevuto per 20 count, utilizzabile dopo 15 timer count da inizio match. Z ability rimane sempre la stessa, ma che non è affatto male, raga, perché comunque un più 35% sì, ha una sola statistica che è il blast attack, ma è sempre un più 35%, quindi potenzialmente anche di Z-Ability non vi perdete un granché se mettete Beerus al posto di qualcun altro. Come Zenkai Ability va a buffare i gialli Extreme di un 30% per Blast Attack e Blast Defense, dopodiché come Unique numero 1 abbiamo sempre l'aumento di Blast Damage inflitto in base al numero di timer count che passano con il personaggio in campo fino a un 60%, quindi dopo 3 count più 30% di Blast Damage, dopo 6 count più 50% e dopo 10 timer count arriviamo al nostro massimo più 60%. Gli effetti chiaramente si resettano con lo switch del personaggio. Unique numero 2, quando siamo in campo applichiamo i seguenti effetti noi stessi ogni volta che l'avversario utilizza una strike o una blast: più 20% di danno inflitto per 15 count e riduzione del danno ricevuto del 10% per 5 timer count. Alla Majin Vegeta, raga. Ragazzi, Unique numero 2 è parecchio buona, sia per i danni inflitti e sia comunque per farlo tankare un po' di più, anche perché lui di base non c'ha brutte difese essendo uno Zenkai, e in più abbiamo visto quell'equip che va a dargli ulteriori difese, il suo equip giallo per Extreme gli alza HP e difese. Raga, not bad veramente, almeno sulla carta, poi proveremo sul campo se merita. Unique numero 3, i seguenti effetti si attivano quando il personaggio entra in battaglia: ci peschiamo una blast, recuperiamo il ki di 30 e blocchiamo le strike avversarie per 3 timer count. Scomodo, raga. Unique numero 4, la unique finale. I seguenti effetti si attivano inizio battaglia: più 40% di danno inflitto non cancellabile e damage reduction del 20% non cancellabile. Raga, me gusta dalle varie unique ability. Strike e blast, nulla da segnalare. Carta blu sono Measure Explode Damage e distruggeremo a caso due carte quando colpiremo, e carta verde, recuperiamo il ki di 40 più 25% di danno inflitto per 15 count. Ok, nulla di sconvolgente come kit, ma penso che comunque tra le statistiche alte e tra comunque questa ability qua possa dire la sua, raga. Eventualmente, se non ci avete Vegeta Evo bello potenziato di stelle, secondo me lui potrebbe dire la sua. E giusto per correttezza vi aggiungo anche questa cosa qua: news di oggi di DB Legends, appunto. Toshi ci ricorda che mancano solo 7 giorni al Legends Festival e ci sarà un nuovo personaggio in arrivo farmabile tramite evento. Non si sa chi sia, non ce lo dicono, ci dicono sintonizzatevi con Reveals and Stuff per saperlo. Quindi appuntamento per martedì alle 5 di mattina per scoprire chi sarà questo personaggio e chiaramente anche un sacco di altre cose. Non ci collegheremo solo per questo punto di domanda. Raga, le news sono terminate, fatemi sapere qua sotto che ne pensate di questi nuovi Zenkai e di queste varie news. Io vi mando un bacione a tutti quanti e ci vediamo presto con un prossimo video.